Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo daily vlog. Aspettate che mi devo sistemare il capello, che tra l'altro guardate quanto mi è cresciuto. Allora, mi sono già make-upata oggi, sono pronta per uscire, infatti metto un pochino di setting spray, che sicuramente con questo clima che c'è fuori non è mai abbastanza. E mentre che vi racconto, mi sistemo un attimo il capello. Allora, oggi io e Ross dobbiamo andare ad un evento. In realtà è il primo evento ufficiale che faccio qua in Corea per quanto riguarda brand skincare barra makeup, quindi sono molto curiosa. Tra l'altro anche il metodo con cui ti contattano, ti chiedono la conferma, bla bla bla, è molto differente da quello a cui siamo abituati di solito. Comunque, dobbiamo andare appunto a Hongdae. Io vado prima per pranzo e poi Ross mi raggiunge direttamente lì perché doveva lavarsi i capelli, cose. Tra l'altro, come avete visto prima, ho comprato questo cerchiettino da Daiso, che vedete è fatto tipo come il mio elastichetto e dovrebbe essere quello appunto per non impigliarsi nei capelli. Credo mi metterò quello, almeno tolgo da davanti la frangettina perché con il caldo mi si appiccica soltanto sulla fronte. L'evento appunto è di un brand coreano, che però collabora anche con influencer stranieri, quindi andiamo un po' a dare un'occhiata. Questi giorni saranno molto intensi, devo anche fare un sacco di cose per la casa ancora, devo sistemare gli ultimi documenti. Adesso che Alessia se n'è andata, ritorno alla mia routine normale. Quindi anche i video vi prometto che saranno molto meno sporadici e torneranno con un ritmo più definito. Allora, fatemi vedere come mettiamo questo cerchiettino così. Qua la mia solita vertigine e non si fa mai. Ok, oggi così, un po' Biancaneve vibes. Adesso preparo la mia borsa perché devo portare una piccola tote bag, almeno sto più tranquilla. Guardate questo signore qua, un pascià. Signore, è molto stanco? Ieri l'ho portato a camminare tipo alle 3 di mattina. Qua la pappina non è stata finita per bene, ma va bene. Ora pulisco questi e poi mi inizio a vestire. Siamo arrivati all'evento, adesso vi faccio un po' vedere. Ragazzi, c'è anche Jenna. Jenna, you're an influencer right now. That's your first event, I think. Yeah. Vuoi mostrarci qualcosa? Yeah. Tipo che c'è l'acqua. Abbiamo il menù, guardate anche i tappini, che carini, sono la borsetta. Sì, Jenna, yeah, back to you. Wow, she's, no ragazzi, ormai, she's gone, who are you? Questi sono i prodottini, dopo vi faccio vedere, c'è un ventaglietto, duro. Ok, abbiamo preso i nostri cappellini, guardate che carini, le nostre bevande. Ma che carina, tu! Mi sento! Cute, con le carotine. Ilaria, cheers to our first Korean event. Allora, io adoro queste cose che fanno in Corea. Non ha sensissimo, ma ha sensissimo. Vi mettono queste grappette per tirarlo fuori senza fare le... Guardate. Sono tornata a casa, ho cenato, mi sono struccata e adesso vi faccio un po' vedere le cose che mi hanno dato l'evento. Tra l'altro è mezzanotte e sono uscite anche le foto dell'album di JK, voi non avete idea. Credo di aver perso la voce, cioè vi dico solo questo, i miei vicini chiedendosi se ci fosse, non lo so, un omicidio in atto probabilmente. Comunque vi faccio vedere perché ci hanno dato questa qui che è la protezione alla centella, ovviamente 50 più che ve lo dico a fare. I prodotti sembrano molto carini. Io avevo provato tempo fa soltanto una cosa, mi pare fosse un tonico di questo brand. Questa qui è la protezione solare, quindi sono molto curiosa di provare il resto delle cose. Questo qua invece è un cleansing oil. Guardate anche il pack, molto bellino. Poi appunto c'è il siero. E questi invece sono dei milk pad. Sono chiusi così singolarmente. Proveremo tutto e vi farò sapere. Adesso vado a dormire e ci vediamo direttamente domani. Buongiorno, buongiorno patatino, buongiorno, quanto sei carino, santo cielo, santo cielo. Tempo di oggi ancora un po' così, è ancora incerto oggi, vedremo come si evolverà. Comunque ragazzi, stamattina voglio fare assolutamente
queste patate dolci, vi faccio vedere come le faccio. In coreano sarebbero goguma. Anzi, facciamone solo due. Adesso ormai sono abituata a fare le cose per più persone, ma adesso sono sola. Ovviamente acquina. Si va sul forellino e la lascio bollire ovviamente finché non si ammorbisce per bene. Se avessi il forno avrei fatto prima la bollitura e poi al forno. Però vi giuro, sono diversissime le patate dolci qua da quelle che troviamo in Italia, perché ovviamente le patate dolci che troviamo in Italia sono le patate dolci quelle americane. Queste qua sono proprio quelle coreane, sono buonissime, diversissime, proprio hanno un altro sapore, un'altra consistenza. Ora che l'acqua è tutta evaporata e come vedete sono belle morbide, e le lascio un po' raffreddare. Sto montando un nuovo video. Speriamo di fare diciamo in fretta tra virgolette, anche se sono le 10, quindi mi aspettano almeno le solite 4 ore di editing. Ieri siamo andate al cinema a vedere Spider-Verse. Non mi è piaciuto. Cioè, nel senso, mi è piaciuto tantissimo la grafica e tutte cose, ma cioè mi sono anche addormentata. Vi dico solo questo. Bruttissima roba. Però originariamente cosa era successo? Originariamente dovevamo andare a vedere Mission Impossible. Quindi io prenoto i biglietti sull'app, bla 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 bla, yes, wag. Arriviamo lì e Jenna mi fa: guarda che hai prenotato i biglietti per domani. Effettivamente il film qui in Corea esce appunto oggi. Io me ne ero resa conto, secondo voi? Assolutamente no. Quindi vabbè, poi ci hanno fatto il refund di quelli e abbiamo preso appunto quelli nuovi. Però capite la sbadataggine. In più ormai ho casa invasa di post-it, perché ogni tanto mi devo ricordare di fare qualcosa. Due cose importanti devo ancora fare: firmare i fogli della casa, che mi serve un timbro che devo andare a mettere, e cambiare la residenza sull'Alien Card. Ho visto dalle storie di Anna di Percy in Corea che lei fece la stessa cosa tipo 10 anni fa quando venne a vivere qua, e non aveva cambiato questo indirizzo entro 14 giorni, quindi adesso per loro era tipo una criminale perché aveva fatto una cosa fuori legge. Letteralmente io adesso, perché quanto è passato? Credo 2 mesi forse. Che stupida. Cioè, devo trovare tipo una mattina e dire ok, lo faccio, punto, basta. Domani, giuro, cascasse il mondo domani. E in più mi devo ricordare di iniziare a pagare l'affitto di casa, perché con il fatto appunto che mi sono trasferita qui da poco, ho aperto la cosa in banca da poco, bla bla bla, ho ancora un limite sulla carta e non posso fare il bank transfer più di 300.000 won al giorno, e ovviamente per pagare la casa me ne servono di più di 300.000. quindi praticamente io comincio a mandarli entro un tot e devo finire entro il 19 del mese. E riguardo anche alla casa, ragazzi, una cosa randomissima mi è successa l'altro giorno. Vedo che mi aggiungono a un gruppo su Kakao, dico ma chi cacchio sono queste persone, ma che vogliono da me? E mi rendo conto che è il gruppo del palazzo, quindi ora io ho i contatti di tutti quelli del palazzo, tra cui anche il mio vicino che io vedo sempre uscire col cane tipo alle 2 di notte. Cioè siamo io e lui per strada. La prima volta infatti ero tipo io questo l'ho già visto qualche parte. Metti proprio che è uno dei miei vicini. Tac, letteralmente il proprio vicino della porta. E ho scoperto che nel palazzo ci sono anche altri stranieri, tra l'altro. Quindi niente, è stato tutto così, molto simpatico. Oggi mi sono svegliata presto in realtà, perché questi giorni sto cercando di regolarizzare un po' di più il mio sonno. E anche perché dopo devo andare verso Gangnam, quindi ci metterò sicuramente un po', perché devo andare a fare un trattamento al viso. Ross c'è già andata tra l'altro in questo studio, quindi mi fido abbastanza. Allora ragazzi, siamo qui. Mi hanno fatto già prima mi hanno pulito la pelle, poi mi hanno fatto il trattamento con i raggi, poi mi hanno portato a spiegare tutto il trattamento. Il problema è che la mia guida è un cavolo di modello di non so cosa, l'uomo più bello sulla faccia della terra. Infatti già mi è venuta in soccorso perché io non mi stavo bene, ragazzi. Io non riesco a concentrarmi quando mi parla. Cioè lui mi dice le cose e io sono tipo riprenderò lo studio. Qua ci sono tutte le persone che vengono, tutti i vari medici. Vediamo se c'è anche la mia, eccola, la mia dottoressa. Era quella sullo studio, lui è seduto lì, ma non lo facciamo vedere. Make sure you zoom in over there. Purtroppo qua dietro c'è anche la sala ristoro, anche i carichini. Guardate i carichini, eccolo lì che si è alzato.
molto carino. E adesso aspettiamo. Ora mi hanno portato al sesto piano, dove mi devono fare queste cose qui con il laser, appunto, eccetera eccetera eccetera. Quindi appena mi chiameranno dovrò andare. Allora, a parte che sono tutta scompiglie, questo è il risultato. Adesso è disastroso, ragazzi. E a un certo punto, vabbè, poi vi racconto bene, perché adesso siamo con Jenna. Ah, mi avevano messo anche questa, scusate. Questa me l'ho tolta per dignità personale. Quindi farò un po' così adesso, cercando di far passare il rossore, che mi ha usato tipo 4 laser. Guardate la nostra isoletta, che bella, vi giuro, è troppo carina, l'adoro. Finché c'è Jenna posso venire. Quando sarò da sola, con chi verrò? Me stessa. Hey, you're my name, so. Yeah. Jenna is here now. I can come. But then? Well, when I leave, it's gonna be too much for your heart to come here without me. Yeah. I'll be back, bitches. Io when I lose my mind. Io quando perdo la testa. Io when I wait fucking 6 hours for Ilaria to come out a new woman. Io when I see the most beautiful man in the world. Oh my god! Questo è il nostro bottino di oggi. Yeah! Ma scherzo! Ok, sono tornata a casa prima che porto Ami a fare la passeggiata. Sono comunque le 2 di notte. Vi faccio vedere la situazione della mia pelle adesso, che ovviamente è un po' con questi bellissimi pallini dati dal laser. Non l'avevo realizzato finché non sono tornata a casa e mi sono ovviamente guardata allo specchio, perché finché ero fuori dico cosa potrebbe essere. Sembrano come tipo dei ponfi, avete presente? Domani passeranno, spero. Sono rimasta un po' così, primo perché sembrava non finire mai. Sono stata dalle 3:30 fino alle 8:30, cioè ragazzi, 5 ore. E mi facevano passare da un piano all'altro, perché ovviamente i macchinari e le cose erano differenti. Quindi primo macchinario c'erano tutti i laser, quindi mi ha fatto la spremitura, punti neri, cose bla bla bla. Dopodiché appunto mi hanno fatto i vari laser, quindi più di uno. Uno per i rossori, uno per lo sbiancamento della pelle, perché apparentemente secondo loro, come mi hanno detto anche l'altra volta che avevo fatto una cosa del genere, ovviamente adesso doveva passare il camion della spazzatura, ok, secondo loro io prendo troppo sole. Cioè, pensate, un italiano medio cosa gli possono dire a lui? Io che non prendo sole da tipo 12 anni, metto la protezione solare 3 volte al giorno, cioè capite il livello. Poi appunto mi sono un attimo distratta, perché il ragazzo, ragazzi, cioè era veramente una perla, e quindi mi ha fatto adesso con laser, poi appunto c'è il problema dei nei bla bla bla, se li vuoi togliere semplicemente li togliamo, altrimenti. Poi va messo la pecetta sopra per non andarlo ad intaccare. E io gli facevo solo così con la testa. E lui, ah, quindi li vuoi togliere? Io. Poi sono un attimo rinsavita, fortunatamente, perché io amo i nei in generale, quindi figuratevi. Ho detto no. Focus, Ilaria, focus. Stiamo facendo una cosa importante. Anche mentre mi spiegava, perché poi ovviamente mi hanno fatto un'analisi della pelle, vi faccio vedere. Vedete sullo schermo c'era la mia faccia in questo stato, e lui che intanto me la commentava, cioè la dottoressa me la commentava, lui che traduceva. Quindi ero là tipo un po' embarrassed, nel senso, non è proprio la mia foto migliore, ecco, posso essere meglio di così. Però no, il trattamento è stato intenso. Io ho una soglia del dolore, vi giuro, altissima. Ma quando mi stava schiacciando tutti i cosi, vi giuro, per un momento volevo urlare. Poi mi hanno fatto un trattamento, perché a un certo punto mi ha detto lifting, cose, e io ho detto wow, freniamo un attimo. In che senso lifting? Lui mi ha detto, no, perché se lo vuoi fare lo possiamo aggiungere. Io, domanda stupidissima, vi giuro, stupidissima. Ripensandoci adesso, che ho fatto la dottoressa, beh, se mi serve facciamolo. Ilaria, ovviamente ti serve, sei in Corea, qualsiasi cosa secondo loro la dovete fare, perché comunque siete sempre essere imperfetti, che è giusto. Però come lo intendono loro è un pochino too much. E quindi mi ha detto, ovvio, sì, per dare una shape un po' più così, per il doppiamento. Io, vi prego, uccidetemi ora. E quindi mi hanno fatto questo trattamento anche V-shape per la jawline. Tant'è che mi hanno dato questo cosino, appunto, quando sono uscita da una clinica, che dovevo tenere per mezz'ora, che è questa cosa per mantenere la forma. Quindi prima appunto mi hanno passato questo macchinario, che è tipo una ventosa super forte e con un sacco di calore. Rompe, credo proprio, da quello che ho capito, le cellule di grasso, proprio gli adipociti, va a tipo sfrantumarli. E quindi poi insomma mi hanno messo questa per mantenere un po' il tutto, e l'ho dovuta tenere per una mezz'ora. Poi insomma ho preso la metro, quindi non mi sembrava il caso, anche se
vabbè, who cares. Quindi sì, abbiamo fatto anche questa cosa qui. In realtà, allora, mentre eravamo appunto in metro, come vi ho spiegato poi prima, l'ho vista la differenza. Quindi sì, aspetto più che altro di vedere la differenza sulla mia pelle, perché non facevo un trattamento così mirato e così, diciamo, intensivo da tanto tempo. Quindi sono molto curiosa. Mi ha detto che ho un sacco di capillari scoppiati qua intorno al naso, che io già avevo visto, però quelli appunto si trattano soltanto con i laser. Quindi staremo a vedere. Vedete, qui c'è tipo una macchiolinella, un grumettino. Quindi noi ci vediamo direttamente domani, perché domani mattina ho chiesto Jenna, per favore accompagnami al community center per cambiare sto cacchio di indirizzo, così almeno mi tolgo questo pensiero e almeno ho un supporto morale con cui andare se mai dovesse succedere. In realtà dovrebbe essere abbastanza semplice, però sapete, non si sa mai, queste cose un po' burocratiche mi mettono un po' d'ansia. Buongiorno, sono passati 2 giorni dall'ultima clip, oggi è il secondo giorno. Questa è la situazione della mia pelle attualmente, dopo il trattamento. È strano perché è come se sentissi l'effetto del laser effettivamente sulla pelle. Avete presente quando passate il dito su una crosticina? Quella sensazione lì, visibilmente non c'è nulla, anzi la pelle è molto, vedete, luminosa. Io, contate, adesso mi sono solo svegliata, ho lavato il viso senza fare doppia detersione skincare, ancora devo fare, quindi direi pazzesco. Qui mi sono usciti un po' di lividi, però questo è per ora. Non mi sono ancora truccata, credo oggi un po' mi truccherò, vediamo, dipende come mi gira, perché questi giorni ovviamente continua a piovere ininterrottamente. Stamattina mi sono alzata alle 6:30, verso le 7 ho portato Ami fuori perché ho visto che era tipo l'unico gap di tempo in cui non pioveva, perché ieri è stato a casa tutto il giorno, che non c'è stato neanche un momento per farlo uscire. Quindi stamattina stava proprio in pena, continuava a venire a portarmi il giochino perché voleva appunto che io lo facessi uscire, quindi abbiamo fatto in tempo, ha fatto tutti i suoi bisogni. E ieri non ho vloggato, ma siamo andate a fare un po' di giri, cambiare l'indirizzo della carta praticamente di residenza. E in realtà è molto semplice, se vi dovesse mai capitare, vi dovesse servire, semplicemente dovete cercare il community center più vicino a casa vostra. Nella mia zona io ne ho letteralmente tipo 5, quindi sono andata a quello dietro casa e con il foglio del contratto di casa vi cambiano tutto quanto. Certo, abbiamo avuto una piccola difficoltà iniziale perché siamo entrate e abbiamo fatto "chi è che parla inglese gentilmente?" e tutti si sono cominciati a parlare a vicenda, "tu sei inglese, tu sei inglese, tu sei inglese", e alla fine insomma qualcuno è arrivato. Però ecco, a parte questo, tutto ok. E ieri appunto, tra i vari giri, poi siamo finiti a Hongdae perché volevo andare a provare un posto da mangiare, e tra le varie cose abbiamo detto cosa facciamo, cosa non facciamo, perché ovviamente pioveva. Abbiamo detto wow, andiamo a fare un corso di pottery, che sarebbe le cosette in ceramica, e abbiamo trovato questo posto lì a Hongdae che è super carino, però era troppo tardi e volevo andare, stare lì, insomma fare le cose rilassata, non con l'ansia che poi chiudesse in tipo un'ora, un'ora e mezza. Quindi abbiamo prenotato per oggi, quindi oggi andiamo, viene anche Ross. Vi faccio un po' vedere come funziona, perché secondo me è una cosa super carina, una attività diversa che si può fare da soli, in coppia, con le amiche, veramente è super carino. Adesso appunto sono a casa, sono circa le 10 più o meno. Mi è venuta voglia di vedere questo film, quindi intanto l'ho messo di sottofondo. Ah, e altra cosa che ho fatto ieri, non so se lo sapevate, ma io fumo le sigarette, o meglio, fumavo le sigarette, perché dico fumavo perché, allora vi racconto un attimo. Io non sono mai stata una fumatrice di quelle accanite, cioè tipo se vi dicono non devi fumare per una settimana vado in crisi, oppure devo fumare ogni tot. Assolutamente no. Infatti io ci sono giorni anche che non fumavo, insomma cose così. Da quando sono venuta qua in Corea con la questione dei vape, anche perché ogni volta, se no, ok, a casa avevo il balcone, ma qui se no ogni volta devi scendere giù, fumare, insomma,
avevo preso i vape, era più facile. Perché sostanzialmente, ripeto, per me non è tanto la questione nicotina, il gesto, insomma, l'attimo, bla bla bla. Mi avete vista che fumavo le Elf Bar, strawberry mango super top. Tra l'altro abbiamo scoperto che dentro ha l'1% di nicotina, cioè veramente zero. Ma in realtà tutti i vape, anche i liquidi, a quanto abbiamo capito, sono così. Quindi ieri ho detto basta, adesso mi compro una cacchio di macchinetta. Anche perché i vape, quelli lì dell'Elf Bar, ridendo e scherzando, comunque costicchiano. Perché alla fin fine sono tipo 19.000 won per gettino, insomma. E a me, ok, dura tanto perché poi sono ricaricabili, però quelli una volta che sono finiti li buttate via. Quindi ieri sono andata a comprare questa che ho visto l'altro giorno. Troppo bellina, no ragazzi, vi giuro, ma guardate quanto è carina, tutta sfumata così. Questa è del marchio Aspire. Tra l'altro ho comprato anche la coverina che ha il tappino di silicone, super cute. E siamo stati lì a vedere un po' i vari gusti. Io appunto gli ho detto al ragazzo che mi piaceva quella dell'Elf Bar, che è strawberry mango. E questa qua invece è peach mango. Quindi voi comprate il liquidino e poi si ricarica. Ed è una svolta, perché poi è dolcina, vi lascia con retrogusto buonissimo. E quindi niente, questo è il mio nuovo acquisto. Però almeno così cambiate soltanto il liquido e fine. Sono passata al convenience store perché non facevo in tempo a passare al supermercato grande oggi. Vi faccio vedere cosa ho preso. Era 2 più 1 dei ravioli, quindi ho preso 2 di questi e uno di questi, sono tutti con la carne. Poi le mie patatine snack preferite, ho preso un kimbap di questi a triangolo, questo qua che mi voglio mangiare adesso, quindi ci ho preso anche il formaggino. Non l'ho mai provata questa marca, ma dicono tutti che sia buona, si chiama Simply Cook, quindi ho preso anche questi. Questi qua dovrebbero essere quelli di riso invece, con la cappa piccola. Le barrette, quelle che mi mangio la mattina. Il mio kimbap preferito, se venite dovete provare questo, tuna and mayonnaise. Quindi sì, avevo detto che mi preparavo questo, ma secondo me fa troppo caldo per fare queste cose, quindi mi mangerò il kimbap. Ok, siamo arrivate con le nostre compagne d'avventura. Lei è un po' così, oggi è un po'... come ti senti? Da 1 a 10. Bene, Gemma, eccola qua, la nostra compagna. Stiamo scegliendo il nostro cartino. Questo mi piace. Io non so se fare mai meglio. Farò un po' lilla. Yeah, so I can get black. Black and purple. Questo è il posto, guardate che carino. Qua vedete ci sono tutte le cosine che potete fare così. Poi le pitturate e vengono così. Ma anche queste, perché non puoi fare queste? Che carine. Ora mai yogurt. Questi sono i prezzi. Stop copying me. You just said avocado too? Yeah. Listen, I was here first looking, okay? I had these ideas. You bitches came late. Ok, adesso abbiamo la nostra cera. Qui c'è tutta l'istruzione. E dovremmo cominciare. Now, and you can scratch this edge. So, qui è da qua. Lei sta provando a spiegarci. Ora devo fare il contorno. No, io. Dobbiamo fare questi passaggi adesso. Allora, abbiamo capito che Rosalba era più scarsa. È stata allora, ripresa. È stata ripresa più di una volta. Adesso mi ha anche rubato il disegno, addirittura è una cattiva ragazza. Esatto. Questo è il nostro piattino. Guardate, l'abbiamo smussato tutto e abbiamo fatto un bel bordino. Jenna invece era più brava. Sta facendo il suo pallonino. Esatto. No, lei ci tiene nascosto un sacco di cose, perché guarda qua. Oh, Jenna, io sto per dire. Thank you. Le cose creative, non mi viene il termine, come si dice? La licenza. La licenza creativa di fare il teschio di Kuromi su My Melody. Io faccio voglio. Grazie. And now it's my turn. Io ho detto light sketch, guarda, io ti incidendo. Lei ha fatto i geroglifici, sopra. Ora ti passa la spugnetta sulla faccia. Vedete la concentrazione, l'impegno. Allora, ci ho dato questo pezzetto di argilletta con i colori per vedere come vengono sopra. Qui abbiamo le pitturine e i pennellini. Ecco qua, oggi è uscito 7 di JK, quindi ci ho fatto un 7. Bellino. Sono abbastanza soddisfatta, questa è la mia pittura. Poi ci sono queste letterine per stampare. Ovviamente ho scritto JK7 perché ecco qui c'è un concetto qui. È molto carino, il soggettino. Lasciamola creare. Cosa vuoi?
La nostra amica ha deciso che vuole comprare dei rainy boots. E quindi eccoci qua. Yeah. Super pretty. Però ti fanno da stivale gigante questo qua. Ok. Allora, a parte questo pop-up carinissimo, super 90s, guardate, con tutte le riviste, i film. No, vi giuro, bellissimo, bellissimo. Rosalba ci ha regalato questa rosellina, perché ovviamente è rosa, eccola qua. A me nera. A Jenna un altro colore. Cos'è? Io, Jenna, io! Oggi continuo a perdermele. Onestamente sono un po' stufa. Cosa sta succedendo? Ah, sì. Sono qua al negozio degli incensi. Comunque, sì, abbiamo fatto il nostro pottery e lo dobbiamo andare a prendere tra 6 settimane. Quindi io poi li andrò a prendere, ovviamente. Sono usciti carini, eh. Devo dire soddisfacente e soprattutto per fare una cosa diversa sono un sacco carine. Quindi bene, ecco qua, le nostre pottery sono già pronte, non ci credo. The marble one is super cute, wow. Che sta succedendo qua? Cos'erano? Così. Erano. Sì, che qua non c'erano. Ora siamo venuti un attimo allo Hyundai Mall. Eccolo qua, bellissimo, gigante. Perché Rosso voleva ricercare i stivali da pioggia che non avevano il numero, ma anche qui ovviamente adesso non c'è il numero. Perché purtroppo vi ricordo che in Corea appena va virale una cosa, fine. Quindi adesso che c'è la pioggia, vi immaginate, tutti vogliono questi stivaletti. C'erano solo i numeri grandi, che ovviamente lei ha il 35, quindi figuratevi. Speriamo di trovare il pesto, sarà andato virale anche quello, non lo so. Eccola qua, lei che corre. Ragazzi, la pasta, addirittura col cestino ci è venuta, beh, dice una volta, pronti a spendere 80.000 won. No ragazzi, dai, la pasta è un crimine. 10 milioni di euro, ne vale la pena? Sì, per me sì.